Che cos'è il cammino? È ciò che inizia un passo dal buio. È una speranza di vita nuova, una speranza che non cessa di sperare. Una roulette russa, una guerra, un fine mondo. È davvero difficilissimo spiegarlo a chi ancora non lo ha provato. Ed è semplicissimo da spiegare, anzi, inutile da spiegare a chi lo ha vissuto. Non è una camminata, non è una vacanza, non è una fuga. È esattamente tutto ciò che occupa lo spazio che inizia un passo dal buio. Questo libro cerca di portare a galla la parte nomade che è in noi. Vorrebbe farci ascoltare un'altra volta quella voce nomade che sta dentro di noi, che ci chiama, che abbiamo seppellito, che abbiamo sepolto e che se noi tirassimo fuori probabilmente ci porterebbe a un equilibrio maggiore nella nostra vita, perché noi siamo stanziali e nomadi. La parte nomade che è in noi forse potrebbe aiutarci a vivere meglio anche in questi tempi. Ci aiuterebbe a rallentare, ci aiuterebbe forse a ritrovarci. Come dirlo alle persone che ti sono accanto? Come far capire loro che quello di cui hai bisogno non è una pausa? Come dire loro, senza farsi fraintendere, che hai bisogno di stracciare l'agenda, il contratto, il mutuo, ogni genere di impegno e di andare a riprenderti la tua vita senza sapere su quale strada essa sia? Come dire loro che partirai non sai per dove, che non sai dove dormirai, che non sarai raggiungibile, che non sai se e quando tornerai? Camminare ci permette di respirare, di mettersi in un ritmo. Questo ritmo ci aiuta anche a scandire i pensieri, a fare chiarezza in quello che pensiamo. Già camminare in città, se poi camminiamo dentro la natura, beh, allora lì tutto cambia, no? Ci apriamo, il corpo si apre e ci sembra che tutto quanto vada bene, vada per il meglio. Il camminare e il cammino non sono la stessa cosa. Camminare è uno strumento attraverso il quale noi ci mettiamo in cammino, no? Il cammino è un'esperienza che stravolge tutto, stravolgente, travolgente, perché ci travolge, no? Perché travolge la nostra vita, è un viaggio all'ennesima potenza ed è un'esperienza profonda di cambiamento. La viandanza è quella soglia, quella dimensione, quella vita possibile nuova che tiene insieme tutto, che tiene insieme il camminare e lo stare fermi, che tiene insieme la parte nomade e la parte stanziale. Credi a ciò che il lampo ha da dirti, alla bestia che lascia il letargo, al peso mutevole dell'aria, al primo getto della sorgente. Prega per le cose piccole, per i fiumi rimasti in secca, per le vie sepolte dal fango, per gli uomini in rovina. Stai al centro del buio per raccogliere le forze, per rendere esatte le parole, per scrivere lettere che probabilmente non spedirai. Stai al buio finché un giorno, raggiunta la massima concentrazione dei tuoi pensieri e dei tuoi sensi, accendi la luce, prendi qualche vestito dall'armadio, riempi lo zaino e parti.